Uova ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il lancia uova di Pasqua. Arma esplosiva, scaglia uova che esplodono a contatto con il nemico, massimo 6 uova attive contemporaneamente. Il lancia uova di Pasqua, raga, mi rendo conto che l'avevamo già vista sul canale, però da quel giorno che portai quest'arma sono cambiate molte cose, sia è stato buffato comunque il lancia uova di Pasqua, sia che sono state introdotte le build di eroi. Ho cambiato molto il mio modo di fare i video e quindi mi sento in dovere di riportarlo fatto per bene. Allora, il lancia uova di Pasqua è un'arma molto particolare in sé. Si differenzia da molti esplosivi per appunto il fatto che, lanciando il nostro colpo, anche se mancheremo il bersaglio, beh, diciamo in poche parole che quel colpo non andrà del tutto sprecato. O meglio, l'uovo rimarrà in terra, appunto come penso che ormai già tutti conoscerete, ed è possibile riutilizzare appunto l'uovo in terra facendoci ricamminare sopra uno zombie, quindi appena lo zombie camminerà sopra, esploderà l'uovo che abbiamo lasciato in terra. Come dice la descrizione, appunto, è possibile immagazzinare in terra fino a un massimo di 6 uova, attive contemporaneamente, appunto. Nel momento in cui andrete a lanciare la settima, diciamo che sparirà la prima che avete lanciato. Se poi lancerete ancora un altro uovo sparirà la seconda e così via dicendo fino a che appunto non esaurirete tutte le uova. Oltre il buff comunque che ha subito il lancia uova di Pasqua, molte armi è possibile percarle in una maniera totalmente differente da come era possibile farlo un anno fa. Questo è stato possibile comunque grazie anche ai set nuovi che in poche parole davano via tutti i set vecchi, quindi la Epic ha deciso di ricalibrare bene il tutto modificando un po' i percaggi di tutte le armi. Allora, per il lancia uova di Pasqua ci tengo a dirvi che comunque ho portato la build del costruttore perché è molto più appropriata per quest'arma. O meglio, non voglio dire che con Lynx sia sbagliato, nel senso se lo andiamo a utilizzare con l'esplosione a impatto mentre utilizziamo la tempesta di Kunai va pure bene. Però in sé il lancia uova di Pasqua è preferibile avere un danno stabile anche quando le uova sono in terra. Cioè, mettete caso che con Lynx avete la tempesta di Kunai che dura tot secondi, avrete il danno boostato solo appunto in quei tot secondi. Mentre col costruttore appunto, anche se l'uovo rimarrà in terra quindi verrà dimenticato, diciamo che subirà lo stesso il buff dell'eroe che aumenta appunto i danni dei dispositivi di lancio. Ovviamente vi ripeto che non voglio dirvi che utilizzare Lynx è sbagliato, assolutamente no. Se lo utilizzate con la tempesta di Kunai e riuscirete a mirare gli zombie, quindi a far esplodere l'uovo a contatto con lo zombie, beh, anche in quel caso non posso dirvi che è sbagliato, anzi. In questo video vedrete il lancia uova di Pasqua sia energia e sia di fuoco. A un certo punto del video ho deciso di portarlo fuoco per affrontare le missioni perché lo sappiamo, in questo periodo è molto utile utilizzare un'arma di fuoco o acqua per appunto uccidere gli zombie cromati. Non voglio dirvi neanche che il lancia uova di Pasqua è la miglior arma per uccidere questi zombie cromati, perché così non è. Insomma, questi zombie cromati non sono così tanto un grosso problema perché appunto prenderanno di mira molto più voi che le strutture. Allora, il lancia uova di Pasqua è percato con l'elemento che cambia da una missione all'altra, quindi prima energia poi fuoco, poi abbiamo una perk di livello critico, danni, velocità di ricarica, molto importante, e danni critici alla fine. Come ultima perk, quest'arma ha appunto il tormento. In questo periodo della storia sappiamo che il tormento è molto OP slash buggato e quindi possiamo sfruttarla ancora maggiormente su quest'arma esplosiva. Ovviamente il lancia uova di Pasqua è molto utile anche utilizzarlo diciamo nei tunnel, a patto che non ci sia un'ondata bombaroli, se no salterà in aria praticamente tutto. In questo caso potrete, oltre alle trappole, droppare in terra appunto le uova e aspettare che gli zombie arrivino, che ne so, alla fine del tunnel per farle esplodere. In quel caso però dovete sempre ricordarvi appunto che potrete droppare in terra al massimo 6 uova e per lanciarne altre diciamo che dovrete sempre controllare se appunto nel tunnel non sono sparite altre uova, perché anche un lato negativo di queste armi esplosive è sia il fatto che possiamo immagazzinare solo 150 colpi razzo, sia che comunque costa mezzo rene craftarli e sia che comunque col lancia uova di Pasqua ci verrà da spammare veramente un colpo dietro l'altro, in quanto è veramente figo spammarlo. Quindi in un tunnel fatto bene, ovviamente dove non passano zombie intorno, sarebbe molto utile utilizzarlo all'interno del tunnel, magari verso pure la fine, così che magari i bombaroli che nascono hanno già droppato la bombola, anche se comunque al giorno d'oggi anche se esplode un bombarolo diciamo che non è più come il passato.
superato, non infligge più così tanto danno alle strutture, ma resta pur sempre un pelino fastidioso vedere le nostre strutture con meno vita, no? Cioè, chiunque di voi sia un patito di costruire tunnel sa quanto dà fastidio vedere il proprio tunnel tirato giù dai bombaroli. Ecco, comunque, il lancia uova di Pasqua lo considero un'arma, diciamo, molto più versatile delle altre armi, per appunto il fatto che comunque non andremo a sprecare il colpo se mancheremo il bersaglio, l'uovo appunto come dicevo prima rimarrà in terra, quindi non andrà del tutto sprecato, poi è vero che se continuate a spammare l'uovo sparisce. Però quello dipende anche molto da voi, da come utilizzate il lancia uova di Pasqua e da come vi comporterete in missione. Diciamo che con lancia uova di Pasqua e questa build mi sono trovato veramente bene anche a utilizzarlo con il costruttore. Anzi, se posso dirvi la mia, secondo me è molto più comodo utilizzare il lancia uova di Pasqua in combinazione con l'esca. Comunque, è un'arma che consiglio assolutamente di prendere, molto comoda magari in endurance, in modalità tipo wargames dove ci sono i nostri tunnel e appunto vogliamo infliggere quel danno sostanziale in più senza dover comunque stare a sparare a ogni zombie che passa. Ovviamente non possiamo affidarci al lancia uova di Pasqua come ci affidiamo, che ne so, al deatomizzatore, al lanciarazzi mitico eccetera eccetera, però è un'ottima alternativa per appunto questi piccoli fattori. Io, raga, ci tenevo a riportare questo video perché appunto ve l'ho già motivato all'inizio del video, però sono cambiate veramente tante cose rispetto a un anno e mezzo fa, quando lo portai per la prima volta, quindi quel video risulta anche abbastanza datato. Io però per oggi non posso fare altro che ringraziarvi di aver guardato questo video, ci tengo molto a sapere la vostra opinione, ci tengo molto a sapere anche voi come utilizzate il lancia uova di Pasqua. Mi raccomando, fatemelo sapere con un commento qui sotto. E che dire, io per oggi non posso fare altro che salutarvi. Vi spoilerò già che sto lavorando a dei video molto molto particolari, molto utili anche per chi ha appena cominciato a giocare a Salva il Mondo, quindi vi consiglio solamente di attivare la campanella e rimanere in attesa. Sì, lo so raga, io non sono uno che dice spesso di attivare la campanella, ma a questo giro mi sento in dovere di dirvelo. Per oggi è tutto, bella bella! See what you want from me.